Siamo in compagnia di Simone Romagnoli al termine di una partita, Simone, da dimenticare. C'è tanta, tanta amarezza, ne parlavamo anche col mister, perché è arrivata una sconfitta inaspettata. Eh sì, purtroppo è andata veramente malissimo, è stata una debacle in cui sono molto dispiaciuto anche del fatto di aver contribuito a minare la sicurezza dei compagni con l'errore dopo 5 minuti, e probabilmente questo ha condizionato anche un po' la sicurezza di tutti, e quindi sono molto dispiaciuto, però adesso non abbiamo tempo di neanche di stare a pensarci troppo, perché dobbiamo preparare l'ultima, quindi per quanto sia difficile dobbiamo sforzarci di archiviarla e prepararci al meglio per Livorno. L'hai detto tu, archiviarla velocemente stanotte, domani tornare ad allenarsi, andare a Livorno a vincere e poi sperare che da altri campi arrivino notizie positive. Sì, sì, noi dobbiamo pensare a vincere la partita e poi vedremo cosa succederà sugli altri campi, però quello non lo possiamo determinare, quindi dobbiamo pensare solo a vincere la partita. Il rammarico forse aumenta pensando a quello che avevate fatto venerdì, perché la prova di venerdì era di quelle da squadra importanti, di quelle veramente che lasciava tante tante belle sensazioni e convinzioni. Ma sì, ma il rammarico principale è di non aver replicato le belle prestazioni di prima della sosta forzata, e è un dispiacere da questo punto di vista, perché da quando è arrivato il mister abbiamo cambiato passo subito e ci siamo anche tolti da una situazione che è molto pericolosa, che era molto pericolosa e che poteva diventare veramente una cosa che poteva metterci in grossa difficoltà, perché è una squadra che non abituata a lottare nella parte bassa della classifica, ritrovarsi quintultima a gennaio-febbraio non è una cosa semplice da affrontare. Quindi siamo riusciti da quando è arrivato il mister a risollevarci in maniera straordinaria, e poi dopo il lockdown non siamo riusciti a ripetere quelle prestazioni, e questo è il rammarico principale. E però insomma adesso come ho detto, non dobbiamo pensare troppo al rammarico, perché anzi non ci dobbiamo pensare per nulla, perché dobbiamo affrontare l'ultima partita per vincerla e sperare che gli altri campi siano favorevoli a noi.